Si è chiusa ieri con tre serate in contemporanea in tre masserie di Ruvo, Mottola e Porto Selvaggio, la manifestazione Le Vie del Grano. Ce ne parla Salvatore Catapano. Non è tempo di mietitura, ma festeggiare il buon grano pugliese significa per i soci appassionati all'enogastronomia e alla cultura locale, aderenti agli Slow Food di Puglia, esaltare i prodotti tipici di qualità ottenuti dalla lavorazione del grano. Tre le masserie della regione, nelle quali è stato peraltro possibile visitare allevamenti e laboratori per la trasformazione dell'arte. Nella masseria Le Marangi è stata anche mostrata la tecnica di lavorazione delle orecchiette passate poi alla cottura e al condimento con ottimo ragù di carne macellata localmente e con cacio e ricotta della stessa masseria. Siamo sulla Murgia, Barese e Tarantina, in agro di Mottola. Abbiamo organizzato questa manifestazione, Le Vie del Grano, che consta di due momenti. Ieri c'è stata la visita ai forni, ai mulini, ai pastifici che hanno aderito all'iniziativa, 47 in tutta la Puglia, sparsi nelle cinque province pugliesi. E oggi abbiamo organizzato queste feste del grano che si tengono in tre masserie pugliesi: questa a Masseria Le Marangi, in provincia di Taranto, poi un'altra masseria in provincia di Lecce ed un'altra masseria ancora in provincia di Bari, appunto per far riscoprire a chi avrà l'occasione di visitare questa masseria i prodotti che derivano dalla trasformazione di questa materia prima antica proveniente dalla Mesopotamia, che ha una storia di 8.000 anni ed è giunta qui da noi per offrirci questi tesori della natura che sono il pane pugliese, la pasta pugliese e tutti i prodotti derivanti da forno. Numerose altre iniziative sono programmate per il resto dell'estate da Slow Food, magari per scoprire anche monumenti e luoghi della storia. Non è solo un momento legato alla degustazione, legato al mangiare, ma un momento soprattutto culturale, quindi sapere quello che si mangia, qual è l'origine, qual è la natura, qual è la sua costituzione, la composizione, perché valutare alcuni prodotti piuttosto che altri.